Nello scrigno più antico e ricco degli zar ha aperto una mostra supermoderna, intelligenza artificiale e dialogo interculturale, con opere di artisti da tutto il mondo, compreso l'italiano Davide Quaiola. La mostra è parte del programma culturale del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, dedicata alle capacità creative dell'intelligenza artificiale. L'esposizione ha un valore filosofico e ci fa domandare come sarà il futuro, spiega Vladimir Medinsky, ministro della cultura della Federazione Russa. Volevo sottolineare in primo luogo il carattere internazionale di questo evento. Presenta opere di 14 artisti e gruppi artistici di 10 paesi. Dall'Arabia Saudita al Regno Unito, dalla Turchia alla Germania, sino agli USA e alla Cina. La mostra durerà fino al 7 luglio. Quaiola ci spiega il suo contributo. Questo lavoro specifico riguarda la tradizione della pittura del paesaggio, quindi un tema proprio legato all'osservazione del paesaggio. Quindi quello che vedete qui è in effetti il risultato di una serie di sequenze, di algoritmi che analizzano delle immagini, che analizzano questi video di questi paesaggi naturali e li trasformano in queste simulazioni pittoriche. Alla cerimonia di apertura, oltre a Medinsky, hanno partecipato l'amministratore delegato del fondo di investimento diretto russo, Kirill Dmitriev, e Mikhail Piotrowski, direttore del museo Hermitage.